Buongiorno a tutti. Vi chiedo di portare pazienza ancora un paio di minuti perché aspettiamo altri partecipanti che si sono iscritti e che si possono connettere. Ancora un minuto o due, grazie. Ok, io direi che possiamo iniziare. Innanzitutto, buon pomeriggio e benvenuti al seminario di introduzione alle nuove funzionalità di UniCloud. Mi presento, mi chiamo Roberto Corona e sono il responsabile commerciale per Unitronics in Italia. E grazie della pazienza che avete avuto per i 2 minuti di ritardo e grazie ancora per la vostra partecipazione e per la vostra iscrizione. Sappiamo che il tempo è importante per ognuno di noi e cercheremo di renderlo il più possibile utile per la vostra attività. Torno indietro, Jacopo, ancora. E, se qualcuno non sente o ha problemi di visualizzazione, magari scrivetelo nella chat che cercheremo di risolverlo velocemente. Ricordo velocemente che cos'è UniCloud, soprattutto per i partecipanti nuovi, perché noto con piacere che ci sono tanti iscritti, di cui anche molte persone nuove. UniCloud è una piattaforma cloud, come dice il nome, IoT, completa e utilizzabile senza conoscere il codice di programmazione. Praticamente permette a qualsiasi utente di monitorare, raccogliere dati e creare dashboard senza essere degli specialisti del cloud. Gira. Di cosa vi parleremo oggi? Vi parleremo di comunicazione dalla macchina al cloud e viceversa. Tutti voi probabilmente sapete cosa vuol dire comunicare con il cloud, ma cercheremo di farvi capire l'importanza di avere informazioni di ritorno, ovvero di far parlare il cloud con la macchina. Questa è una delle grosse novità che andremo a presentare oggi, ma ce ne saranno tante altre. Vi parleremo in generale della soluzione UniCloud, applicabile a diversi settori, e cercheremo di trasferire quelli che sono i vantaggi, cercare di fare capire quelli che sono i vantaggi. Parleremo dei benefici della soluzione e cercheremo di fare capire come si può guadagnare, come si può rendere profittevole e creare un nuovo modello di business con UniCloud. Ovviamente parleremo molto delle nuove funzionalità. Questa parte sarà delegata al mio collega Jacopo Giardini, responsabile tecnico. Perché parleremo delle nuove funzionalità? Perché UniCloud è una, diciamo, creatura in continua evoluzione e i nostri sviluppatori sono sempre attenti alle ricerche, alle richieste del mercato e continuano
ad espandere questa piattaforma e mettono a disposizione degli utenti nuove funzioni. E siamo sempre attenti, oltretutto, a raccogliere i suggerimenti che arrivano dagli utilizzatori e per implementarli sulle nuove release future. Ovviamente alla fine lasceremo il tempo per le domande a cui cercheremo di rispondere a tutti, ovviamente in maniera esaustiva. Invito, anzi, già da adesso a tutti voi, se avete delle domande, già di scriverle, tanto poi vi risponderemo alla fine, ma così magari non vi dimenticate della domanda. Scrivetele pure e alla fine risponderemo a tutti. A lato trovate in ogni caso, per chi non ha i nostri contatti, sia i miei contatti, la mia email, sia la email di Jacopo. Per quanto riguarda le richieste commerciali, magari fate riferimento a me. Per quanto riguarda le richieste tecniche, fate riferimento a Jacopo. Gira. Lasciatemi qualche minuto per spiegare meglio che cosa intendiamo dalla macchina al cloud e viceversa, perché è un concetto che sicuramente necessita di un approfondimento. Diciamo che nel passato l'IT, l'Information Technology, e l'OT, l'Operation Technology, erano due cose, due domini galvanicamente separati. E non si parlavano tra di loro perché non c'era nemmeno lo strumento per potersi parlare. Per ricordare che cos'è l'OT e che cos'è l'IT. L'OT, in poche parole, l'Operation Technology, è la fabbrica, è la produzione, è il campo. L'IT, l'Information Technology, è il gestionale dell'azienda, è, diciamo, il cervello dell'azienda, quello che gestisce tutto. Circa 10-15 anni fa abbiamo iniziato a sentire parlare di IoT. L'avvento di internet e le tecnologie sempre più avanzate permettono, permettevano ai due mondi che prima erano separati di parlarsi tra di loro. L'IoT, cioè l'Industrial Internet of Things, attraverso l'uso di sensori intelligenti che sono arrivati nel mercato, di controllori, anche non solo PLC, sempre più avanzati, ha permesso alle macchine di, prima di tutto, di parlare con l'uomo, ma poi alle stesse macchine di parlare direttamente con il database dell'azienda, chiamiamolo database, chiamiamolo gestionale in italiano, chiamiamolo MES. Oggi, nella nostra quotidianità, sperimentiamo in ogni momento che cosa vuol dire l'IoT. Forse non ce ne rendiamo conto di questo, ma ogni nostra attività oggi è connessa a internet. Lo siamo quando siamo nella nostra auto, perché usiamo un navigatore che ovviamente è connesso a internet e possiamo anche interagire con lui. Usiamo internet per andare in banca, ormai non andiamo più, ma usiamo internet. Usiamo internet per prenotare una visita medica. Questo è l'IoT che oggi stiamo usando inconsciamente nella nostra attività quotidiana. Ma ormai anche questo tipo, questo nuovo approccio è stato espanso alle fabbriche e permette oltretutto questo nuovo utilizzo, questa nuova tecnologia di portare dei benefici e anche del guadagno. E cerco magari di darvi alcuni esempi. Gira. L'IoT è praticamente ovunque. Parliamo per esempio di agricoltura, vi porto alcuni esempi in alcuni campi specifici. Oggi per ottimizzare la produzione in agricoltura e cercare di renderla migliore possibile, magari anche risparmiare sull'acqua, sull'energia, usiamo inconsciamente l'IoT, viene usato inconsciamente l'IoT. Esistono sensori che verificano l'umidità, l'acidità dei terreni, verificano la luce necessaria, la perfetta temperatura, ed un controllore gestisce tutte queste informazioni e ottimizza quello che è la produzione agricola. Parliamo di sanità, per esempio, è una cosa molto attuale. Per esempio, il Covid ha accelerato molto l'avvento dell'IoT in questo mondo. La necessità di limitare al minimo il contatto tra pazienti oppure tra pazienti sanitari ha portato a monitorare
i parametri, diciamo sempre di più i parametri degli stessi pazienti con sensori e gestire questi parametri al di fuori della zona di permanenza dei pazienti. Ma se vogliamo guardare ancora oltre, ormai credo che molti di voi hanno sentito parlare di robot addirittura che permettono di... Jacopo, puoi disattivare l'audio magari, il tuo? Di robot che permettono la gestione del paziente e la, in remoto e dove il dottore può operare grazie al robot lontano dal paziente. Parliamo un po' della produzione industriale. La produzione industriale che è il nostro settore, cioè la fabbrica dove noi ci orientiamo principalmente con il settore dell'automazione industriale. Oggi possiamo mettere in comunicazione, come dicevo prima, la macchina con il gestionale e non è più l'operatore che dice alla macchina cosa deve fare, che cosa deve produrre, ma è il gestionale stesso che può fare, che può impostare la macchina a secondo di quello che necessita la produzione giornaliera. Possiamo anche accedere in remoto, tutti voi avete, penso, la teleassistenza, utilizzate la teleassistenza, possiamo accedere in remoto alla macchina stessa per fare della manutenzione e non necessita più sul posto, e spesso questo posto è molto lontano da dove noi abbiamo... da dove noi lavoriamo, non necessita più di presenza di una persona sul posto, ma possiamo fare una diagnosi del funzionamento, una teleassistenza in remota. Diciamo come ultimo esempio di quello per farvi capire l'IoT che è ovunque, ritorno alla nostra bella automobile dove 20 anni fa l'automobile era principalmente meccanica, oggi abbiamo sensori di tutti i generi, in qualsiasi automobile abbiamo sensori che accendono i fari, sensori che fanno andare il tergicristallo per l'umidità, sensori che verificano se siamo stanchi, sensori che controllano il buon funzionamento e addirittura sensori che possono segnalare il pronto intervento in caso di incidente. Ma credetemi, potremmo fare mille esempi dell'IoT che è ovunque. Gira. Perché l'UniCloud? L'UniCloud, come è in relazione l'UniCloud con l'IoT? E come UniCloud può aiutarvi a fare quello che si diceva prima? Perché ormai non ci si limita più a vendere un hardware, una macchina, un semplice PLC, ma bisogna essere, guardare avanti e proporre una completa soluzione che permette, che dà un servizio, che permette una comunicazione della macchina e, verso il cloud e anche viceversa. Questo vuol dire che si possono raccogliere informazioni attraverso il PLC, si possono storicizzare nel cloud, si possono visualizzare queste informazioni, si possono scaricare queste informazioni, le informazioni le posso gestire a secondo della necessità in formato tabellare e in formato immagini. Si possono fare delle analisi, si possono scaricare dei dati, come si diceva prima. Lo posso fare per ragioni di comodità e magari per uso degli stessi, ma anche per ragioni legali. Dopo parleremo un attimino sia di CFR 21 che di ISG, che molti di voi non conoscono, ma che può essere un'opportunità. Dalle ultime versioni di UniCloud, tra l'altro, è stata anche abbiamo anche introdotto la possibilità di programmare il PLC dal cloud. Da un semplice dashboard si può andare a scrivere e cambiare qualsiasi parametro del PLC, perciò qualsiasi parametro di macchina, oppure anche resettare gli stessi valori, anche attuare uno spegnimento della macchina e fare molte altre cose attraverso dei semplici dashboard dal cloud. Questa forse è una cosa che non tutti sanno, ma dopo andremo ad approfondire. Cerchiamo di rimanere al passo con i tempi per concludere il discorso dell'IoT, dove ormai l'IoT è intorno a noi, dobbiamo anche cercare di convincere quelli che sono i clienti finali dei benefit di questo tipo di approccio, portandogli degli esempi, cercando di fargli capire l'importanza di raccogliere dei dati e di fare delle analisi. Poter avere queste informazioni, avere questi dati può aiutare a sia
conservare, ma soprattutto aumentare la competitività, sia a livello personale, aumentando la conoscenza personale, che a livello aziendale. Gira. Velocemente vi ricordo che cosa l'architettura dell'Unicloud, soprattutto per le persone nuove che magari non hanno mai assistito a precedenti presentazioni, ma oppure non gli è mai stato presentato direttamente. Ricordo innanzitutto che Unicloud si può utilizzare su ogni nostro PLC, su ogni PLC Unitronics. Per Unistream non è necessario nessun router, ma è sufficiente avere localmente una rete a cui collegarsi. Non è richiesto nessun hardware aggiuntivo. Per tutti gli altri PLC Unitronics è necessario il nostro router, e ce ne esistono di due versioni. Forse non tutti sanno che, come si dice, che da oggi, ma anzi già da un po' di tempo, UniCloud è utilizzabile anche per raccogliere dati da PLC che non sono Unitronics, da qualsiasi altro PLC. Semplicemente con l'inserimento di un nostro router possiamo raccogliere i dati in Modbus e raccogliere i dati, le variabili in Modbus e renderli disponibili nel cloud per fare le statistiche o tutte le cose che vi dicevo prima. Inoltre, ecco, ricordo che per ultimo che UniCloud può essere anche utilizzato su macchine di vecchie installazioni. Non è che se io decido di usare UniCloud oggi lo devo fare per le macchine che produco da oggi in poi, ma posso mettere disponibile le informazioni nel cloud anche di macchine installate 10 anni fa, 15 anni fa, con una semplice operazione sia sotto il punto di vista tecnico che sotto il punto di vista economico. Gira. Cerco di parlarvi di quello che sono le nuove opportunità che si possono raccogliere grazie alle funzioni di UniCloud. Pensate a un approccio del mercato come costruttore di macchina, diciamo, o di impianto, dove il cliente finale paga per l'uso della stessa. Vi porto un esempio banale, ma per farvi capire il concetto. La macchina del caffè negli uffici vengono installate in comodato d'uso, nessuno paga quella macchina, ma il cliente si impegna a consumare un minimo di caffè o pagare per il relativo consumo e pagare per il relativo consumo. Questo approccio si potrebbe anche espandere nelle fabbriche. L'imprenditore, chi ha la fabbrica, magari può accettare di installare una macchina ad un prezzo molto basso e poi farsi fatturare il reale utilizzo della stessa. Tante volte, mi metto nei panni dei costruttori di macchina, si fa fatica a far capire quanto la macchina potrebbe essere utile perché l'imprenditore in quel momento vende solo quanto deve spendere per comprarla, non riesce a capire quanto magari la macchina gli può rendere. Con un approccio del mercato in questa maniera, e grazie alle funzioni UniCloud possiamo vendere l'esatto funzionamento, quanto la macchina viene usata effettivamente. Pensate alla possibilità di dare un servizio di prevenzione dei guasti, la manutenzione predittiva, quella che viene chiamata protezione predittiva, dove si possono cambiare le parti che si usurano, guarnizioni, parti meccaniche che hanno una durata magari di 8 ore. Possiamo monitorare questa durata e intervenire e sostituire queste parti prima che si rompano e che magari vanno a causare un fermo macchina con dei costi che possono essere anche altissimi. Pensiamo all'analisi. Oggi l'analisi dei dati è alla base di qualsiasi decisione. Anche noi nel nostro personale, prima di decidere qualcosa, analizziamo qual è la situazione, però spesso i dati non sono affidabili, soprattutto per un imprenditore, magari si portano a prendere decisioni sbagliate. Poter raccogliere questi dati su un dashboard in maniera diretta, di come magari le macchine vengono utilizzate, può essere d'aiuto per noi costruttori di macchine per sviluppare le future macchine e magari migliorarle in alcune funzionalità che ci accorgiamo che sono spesso utilizzate dai nostri clienti finali, ma inoltre anche per gli stessi clienti finali può essere un servizio di reportistica che loro possono dare ai loro stessi clienti.
per differenziarsi anche rispetto a tantissimi altri. Poi ci sono gli ESG, di cui adesso vi accenno un attimino. Sicuramente molti di voi non sapranno che cosa sono cos'è l'ESG. L'ESG è una sola cosa, è un indicatore di sostenibilità aziendale e dove praticamente grazie a UniCloud possiamo tenere monitorato. Vi do un esempio, molti di voi ascolteranno Radio 24, spesso si sente quella pubblicità di quella signorina dell'ufficio acquisti che riceve l'offerta e dice: bene, la vostra offerta è buona, ma qual è il vostro indicatore di sostenibilità aziendale? E dall'altra parte si sente l'imprenditore, il commerciale che ha fatto l'offerta che brancola nel buio. Fateci caso, è questa. Gira. La sostenibilità, l'ESG, da molti anni si parla di sostenibilità ambientale. La sostenibilità, quello che noi stiamo cercando di fare con questa sostenibilità è quella di costruire un mondo migliore, cercare di lasciare ai nostri figli un mondo migliore. In cosa si traduce? Si traduce principalmente nel cambio delle nostre abitudini quotidiane, vuol dire non inquinare, differenziare. Riciclare la spazzatura, non sprecare energia elettrica, gas, non sprecare acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, questo tipo di approccio sta sempre più entrando anche nelle fabbriche. Addirittura, vi dico di più, in molte nazioni ci sono già leggi che regolamentano la sostenibilità aziendale, e qui ritorniamo all'indice ESG. E presto, vi annuncio che questo tipo di sistema di monitoraggio verrà anche adottato da alcuni paesi o comunque nella comunità europea. Che cosa verrà richiesto? Ovviamente non c'è ancora nulla di chiaro e di scritto, però si richiederà alla produzione, alle fabbriche, di consumare meno energia, di riciclare, di purificare l'acqua dove viene usata ad uso industriale. Verrà chiesto di limitare al minimo gli scarti, certificarlo anche. Si richiederà di tracciare gli scarti, di tracciare soprattutto quegli scarti che sono tossici e tanti altri parametri. Tutto questo potrà essere monitorato, dimostrato. E si tradurrà in un indice di sostenibilità aziendale. Vi porto un altro esempio banale per farvi capire. Oggi parliamo di elettrodomestici A+, A++. Ecco, sarà fatto la stessa cosa in ambito di fabbrica. Ecco che l'UniCloud può aiutare a certificare quanto richiesto e soprattutto a dimostrare in formato grafico il livello di sostenibilità della nostra fabbrica, della vostra fabbrica. Ovviamente, se siete una grossa azienda, avete tanti soldi da spendere, tutto questo non sarà un problema e non avete bisogno sicuramente di uno strumento come UniCloud. Ma se siete un'azienda medio-piccola e non avete tanti soldi da investire, l'UniCloud veramente vi può essere d'aiuto e vi può, in maniera semplice fornire queste informazioni. Gira. Concludere. Quali sono le sfide che i costruttori di macchina dovranno affrontare nel prossimo futuro? Dovranno dare la possibilità ai loro clienti di fornire dei report giornalieri, di raccogliere i dati in maniera continuativa e costante, ogni giorno per tutta la durata della macchina. Questi report dovranno essere prodotti in maniera automatica, non dovranno essere un lavoro manuale di una persona che potrebbe essere portata a fare degli errori. E questi report potranno essere utilizzati anche da far vedere ai loro stessi clienti finali quando lo richiederanno, oppure alle stesse autorità quando saranno resi obbligatori. Lì vedete alcune domande alle quali i vostri clienti, i nostri clienti dovranno essere pronti a rispondere. Gli indicatori ESG sono uno strumento di salvaguardia ambientale, come ho cercato di dirvi fino adesso, ma possono essere anche un'opportunità. Le aziende di successo sono sempre state quelle che hanno anticipato i tempi e io dico: perché dobbiamo aspettare che un qualcosa ci venga imposto?
prima di implementarlo. Pensate al costruttore di macchina che propone una macchina oggi ad un cliente finale che è già predisposta per la gestione degli indicatori ESG e che si può adattare e modificare in maniera semplice alle modifiche future, alle regolamentazioni magari che verranno richieste dalle autorità. Questo vuol dire anticipare i tempi ed essere all'avanguardia. Adesso io chiudo la mia parte e lascio la parola a Jacopo che entrerà molto più nel tecnico e probabilmente sarà anche molto meno noioso di me. Grazie e Jacopo puoi andare avanti. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Jacopo Giardini e mi occuperò di presentare la seconda parte del webinar. Allora, partirò nel descrivervi quali sono i vantaggi che può offrire UniCloud per i costruttori di macchina. Innanzitutto, UniCloud è una soluzione completa e già pronta per essere utilizzata in maniera semplice e veloce. Come già vi diceva Roberto prima, in sostanza, tanto lavoro è già stato fatto da Unitronics e per questo motivo non sono necessarie, diciamo, competenze specifiche né nel mondo cloud né tantomeno per quanto riguarda la programmazione HTML5. Tenete conto che generalmente diciamo che in una trentina di minuti siamo in grado, seguendo uno dei nostri tutorial disponibili sul nostro sito, poi verso una delle ultime slide. Oh, diciamo, ti farò vedere qualche link utile per approfondire diversi argomenti. E appunto, seguendo un tutorial semplice, in una trentina di minuti si può aggiungere il nostro PLC e diciamo costruire una semplice dashboard. E quali sono i vantaggi competitivi che può offrire UniCloud? Innanzitutto, come dicevamo prima, consente di rimanere al passo, diciamo, rispetto alle nuove tecnologie e alle, diciamo, tendenze richieste dal mercato ad un costo competitivo. Ad un costo competitivo perché di fatto, poi vedremo anche questo, diciamo, in una slide successiva, si tratta di acquistare una sottoscrizione che ha un costo, diciamo, mensile in base poi al tipo di sottoscrizione che si sottoscrive, scusate il giro di parole, dove fondamentalmente si hanno a disposizione un numero di variabili da inviare verso il cloud e una certa frequenza con una certa frequenza diciamo, di campionamento. Diverse sottoscrizioni per aumentare il numero di variabili o aumentare la frequenza di invio. Tutto questo è veramente a un costo competitivo perché di fatto tutta la struttura è già organizzata, quindi alcune grandi aziende hanno la forza e hanno la capacità economica per poter creare una propria infrastruttura, ma questo grazie a UniCloud, qualsiasi costruttore di macchine può implementare e quindi rimanere al passo con la tecnologia, appunto, grazie a questa possibilità. Diciamo, proprio per il fatto di poter rimanere al passo con le nuove tecnologie e tendenze, ne consegue la conseguenza è quella di avere una valorizzazione del proprio brand, proprio il fatto di rimanere al passo con le nuove tecnologie. UniCloud consente anche di risparmiare sui costi, ad esempio consente di ottimizzare il tempo necessario per le chiamate che si ricevono per il supporto tecnico. Ad esempio, grazie alla possibilità di visualizzare la dashboard della propria macchina o utilizzare la funzione del VNC, che non è nient'altro che una replica delle schermate dell'HMI su un proprio VNC client o addirittura direttamente sul browser tramite un widget di UniCloud. Si riesce diciamo, a ottenere velocemente una situazione chiara sullo stato della macchina, come ad esempio quali sono i set point e quali sono i valori di diciamo, di processo. Anche aprire una VPN diciamo, si può fare in maniera molto semplice. Può essere utilizzata per fare un aggiornamento software o magari collegare il PLC online per diciamo, testare un particolare passaggio o processo, diciamo, uno dei compiti affidati al PLC. Tutto questo risparmiando tempi di viaggio e trasferta. Sicuramente la pandemia da cui siamo stati investiti ha dato un boost notevole rispetto appunto alla necessità, ad aumentare proprio la necessità di poter lavorare da remoto. Un'altra chance che dà è la possibilità di trasformare i dati che vengono inviati, diciamo, dal PLC al cloud per nuovi prodotti o soluzioni.
Se siete costruttori di macchine o sistemi integrator, questi dati che vengono inviati, che siano essi di funzionamento o di rendimento per capire come stanno lavorando le vostre apparecchiature da remoto, vi consentono di analizzare, di capire quanto e come diciamo, le vostre apparecchiature stanno lavorando. E questi, diciamo, sono degli ottimi spunti per, diciamo, effettuare degli upgrade e o sviluppare nuove apparecchiature, diciamo, sempre più performanti. Naturalmente, dall'altra parte, ci sarà un feedback da parte dei clienti, degli utilizzatori che è molto importante, ma in questo modo, diciamo, oltre a basarsi su un feedback che si riceve dal cliente finale, dall'utilizzatore, si ha la possibilità di vedere proprio con mano, di vedere proprio i numeri, come si dice, e per capire appunto come e quanto stanno lavorando le proprie apparecchiature. Offre anche la possibilità, diciamo, di vendere dei servizi professionali, di vendere delle dashboard, perché servizi professionali lo intendiamo come una possibilità di creare e personalizzare una dashboard diciamo, in base sicuramente alle caratteristiche delle proprie apparecchiature, ma anche in base poi alle esigenze del cliente. È proprio per il fatto di poterle customizzare velocemente, perché diciamo, tenete conto che tutti i widget che sono disponibili per, diciamo, organizzare le proprie dashboard, da un grafico diciamo, a colonne rispetto a un grafico a torta o un grafico a linea, sono tutti provvisti di un wizard guidato che guida passo a passo appunto per la compilazione corretta del widget stesso. Per cui il fatto di poter personalizzare una dashboard, di poterla creare, non, come vi dicevamo prima, sia io che Roberto, non richiede nessuna competenza specifica del mondo cloud. Bisogna, tra virgolette, fare un po' di pratica, sono disponibili dei corsi, è disponibile un'assistenza tecnica Unitronics, tra l'altro senza nessun costo aggiuntivo, appunto per aiutarvi e affiancarvi nel realizzare appunto queste dashboard. E analizzando i dati che, diciamo, che i PLC inviano verso il cloud, si può anche offrire un servizio di assistenza programmata che non è poi basata su una stima o sull'esperienza di un qualche cosa che arriva da una storia pregressa, ma basata su dati reali che vengono inviati dalle macchine. Si può vendere anche il servizio di manutenzione predittiva, ma su questo spenderò diciamo, qualche parola in più, quindi prevedere un guasto, come vi anticipavo Roberto prima, ma su questo diciamo, dirò qualche parola in più in una slide più avanti. Supporta diversi modelli di business, anche questo è un concetto che sto riprendendo, ma di fatto apre le porte, diciamo, per poter organizzare il proprio business in modo diverso. Ad esempio, nel poter pensare a fornire le macchine in comodato d'uso e quindi far pagare ai clienti finali solamente in base al reale all'uso effettivo, il pay per use, oppure pensare a un noleggio, perché tramite le nostre dashboard possiamo monitorare come e quanto stanno lavorando le macchine. Ultimo e di non meno importanza è la possibilità di aprirsi verso appunto questi mercati delle SGS, che è sicuramente uno spunto, un occhio puntato verso, diciamo, verso il futuro. Adesso vi illustrerò diciamo, i due principali strumenti che mette a disposizione il cloud. Uno strumento è appunto per quella, diciamo, che viene per la parte di manutenzione. Faccio un attimo un salto nella slide successiva per poi tornare indietro, e l'altro è lo strumento, diciamo, relativo alla business intelligence. Torno indietro e vi parlo un attimo diciamo, di queste immagini. Diciamo, nessuna logistica. In generale, quando si deve collegare un PLC a una macchina tramite UniCloud è molto semplice. Non si ha, ad esempio, necessità di doversi interfacciare con un interlocutore, diciamo, dall'altra parte, un interlocutore, una figura diciamo, del cliente finale, che spesso sia un IT manager, diciamo, per concordare quali sono, ad esempio, i requisiti per impostare correttamente una connessione VPN protetta in base ai criteri di sicurezza, diciamo, definiti dall'IT manager. Perché? Perché con UniCloud diciamo, la configurazione è trasparente, noi non dobbiamo configurare, diciamo, nulla per aprire una connessione VPN o per, ad esempio, avviare una, diciamo, una connessione VNC, cioè remotare le HMI su una dashboard o su un VNC client.
Non abbiamo di fatto bisogno di nessun indirizzo IP pubblico, nemmeno di un indirizzo IP statico. Di fatto, tramite UniCloud, siamo in grado di collegarci cliccando sul, diciamo, su un pulsantino che è posto di fianco a ogni PLC inserito nella nostra organizzazione, siamo in grado di avviare una VPN verso quel PLC lì senza nemmeno sapere l'indirizzo IP, perché tutto ci pensa, al tutto ci pensa UniCloud. Vi è di fatto una sorta di matrimonio, ecco, tra il numero di serie del PLC e l'UniCloud. Poi naturalmente avremo la possibilità di verificare l'indirizzo IP per poi connettersi online e fare, diciamo, scaricare anche aggiornamenti software. Adesso vediamo un attimo il discorso della telemetria. Poter accedere ai valori, diciamo, della telemetria, con argomento che avevo già inizialmente preso una slide precedente, consente di avere una situazione ben chiara rispetto allo stato, diciamo, reale della macchina o dell'impianto. Ad esempio, soprattutto quando si deve discutere con l'operatore che chiama per avere assistenza remota, che magari è dall'altra parte del mondo, diciamo che si parla la stessa lingua, nel senso che si sta facendo un'analisi partendo dai valori noti e certi, perché entrambi gli interlocutori possono, tramite i valori indicati su una dashboard o tramite i valori che si possono andare a leggere tramite la VNC, quindi tramite la remotazione delle HMI, diciamo, si intendono. Quindi quali sono i valori di set point, quali sono i valori attuali del processo, e quindi procedere con sicuramente una risoluzione del problema in maniera più semplice. Quindi parliamo di questo risparmio di tempo. Lo ipotizziamo di un 10%, di un 20%, se riusciamo a risparmiare un 10-20%, diciamo, per tutte le assistenze tecniche che non sempre vengono, diciamo, riconosciute come servizio, tra virgolette, a pagamento, questo 20-30, questo 10-20% sono soldi che risparmiamo, e inoltre questo 10-20% di tempo che non è stato dedicato o assegnato all'attività di assistenza di supporto remoto può essere dedicato per altre attività. Quindi aumentiamo l'efficienza delle nostre energie, delle nostre capacità. Unica pagina, quindi accendo un attimo il puntatore, siamo qui. Unica pagina è intesa come un mezzo da cui è possibile, un'interfaccia da cui è possibile monitorare lo stato di funzionamento di una o più apparecchiature, di più macchine, tramite naturalmente l'utilizzo di grafici, tabelle o torti, diciamo, a cui è anche possibile affiancare, diciamo, il widget della VNC, che praticamente ci fa esattamente una replica delle HMI direttamente sul browser, e con questo possiamo interagire direttamente con il PLC. E vi ricordiamo, da macchina a UniCloud e viceversa, sta proprio a significare che non solo i dati vengono trasmessi dal PLC verso il cloud, ma può avvenire anche il contrario, cioè bidirezionale, cioè dal cloud verso il PLC. La potenzialità del cloud consentirebbe, ad esempio, con un pulsantone messo su una dashboard, di spegnere, quindi di inviare un comando di shutdown di un intero stabilimento, giusto per darvi l'idea delle potenzialità. Parliamo poi della parte accesso remoto, quindi VPN, VNC, vi ho già accennato prima, in maniera molto, molto, molto veloce, più che altro perché è trasparente, non ci dobbiamo preoccupare di nessun settaggio. Parliamo degli avvisi automatici, quindi siamo qua. Avvisi automatici, tutte queste impostazioni si fanno direttamente dalla piattaforma del cloud, e abbiamo la possibilità di utilizzare gli event, ossia la possibilità di inviare SMS o email su base giornaliera, settimanale o mensile, tutto, diciamo, a discrezione dell'utente che sta procedendo a questa pianificazione, a questa impostazione, e poi inserendo nel report o semplicemente dei valori campionati di temperatura media, pressione massima o portata minima, oppure c'è un'altra, diciamo, opzione, in realtà altre due opzioni, che sono gli alert, diciamo, quando si genera un allarme, quindi se una o più macchine hanno generato un allarme, diciamo, ritenuto di alto livello, per cui deve essere immediatamente informato una serie di personale dedicato, ad esempio temperatura eccessiva, si può impostare un invio automatico di email e SMS.
Oppure, diciamo, alzando un pochettino l'asticella sulla flessibilità, abbiamo la possibilità di inviare alert, diciamo, su un valore o sulla combinazione, diciamo, si possono fissare e personalizzare più condizioni, ok, per generare il trigger, per scatenare l'evento, diciamo, che deve mandare poi il report, che esso sia, diciamo, in formato SMS o mail. Ad esempio, possiamo impostare l'invio di un report se la nostra condizione di temperatura è maggiore di 100 gradi e la portata rilevata è inferiore ai 30 metri cubi ora. Se entrambe, perché sono messe in hand, diciamo, le condizioni sono verificate, allora mandiamo il report. Ma è tutto totalmente personalizzabile direttamente dall'utente. Tutte queste cose di cui vi ho parlato, diciamo, da queste cose di cui vi ho parlato, ne consegue un aumento dell'efficienza e della riduzione dei costi. Diciamo, soprattutto per aumentare l'efficienza e le performance diciamo, delle vostre macchine e impianti. A questo punto possiamo passare alla seconda parte, diciamo, del business intelligence e parliamo dell'analisi dei trend. Allora, UniCloud consente di analizzare i dati ricevuti appunto dalle nostre apparecchiature e poi di valutare una tendenza di un particolare processo al fine di prevenire o prevedere un guasto prima che questo si verifichi. Facciamo un esempio di una centrale di pompaggio in un impianto di trattamento acqua. Diciamo che nonostante diciamo, i valori di processo, di pressione in ingresso e in uscita della pompa siano costanti e non vi sia nessuna variazione rispetto alla corrente assorbita dal motore che poi si occupa, diciamo, di comandare e di azionare la pompa, notiamo attraverso appunto un'analisi dei dati, un'analisi dei trend, che la temperatura diciamo, del fluido misurato in uscita alla pompa ha un incremento, diciamo, di qualche grado ogni giorno. Allora, se da una parte è vero che il PLC è stato programmato per avere una soglia, diciamo, di temperatura massima, okay, raggiunta la quale l'impianto, la pompa verrebbe spenta e messa in sicurezza. Il problema è quando, cioè, se non analizziamo l'andamento, quindi se non sfruttiamo questa analisi dell'andamento offerta da UniCloud, non siamo in grado di prevedere e intervenire prima che il guasto si verifichi. Perché? Quando potrebbe verificarsi il guasto? A metà settimana, durante un turno di notte? E poi che cosa comporterebbe un fermo impianto non preventivato? Quanto costerebbe? Ecco, per cui UniCloud ci consente anche di prevenire. Quindi di effettuare delle analisi preventive basandoci semplicemente sull'analisi di una variazione di una variabile di processo. Ci consente di raccogliere i dati, naturalmente il PLC, poi in base alla sottoscrizione potrebbero essere ogni 20 secondi, diciamo 20 secondi mandiamo i dati, ogni minuto mandiamo i dati, ogni 5 minuti, dipende dalla sottoscrizione, poi vi farò vedere. Ma di fatto noi raccogliamo i dati per fare un'analisi che può essere a breve termine, settimanale o mensile, ma può essere anche a lungo termine. Perché? Perché UniCloud consente una storicizzazione che può andare, diciamo, da 1 fino a 7 anni. Questo è in funzione della sottoscrizione che poi vi farò vedere più avanti. In questa, diciamo, storicizzazione possiamo metterci dentro, ad esempio, popolarla con dei campionamenti di temperatura, di pressione, di portata. Monitorare le ore di lavoro e poi naturalmente mettere questi parametri su grafici o tabelle per poi procedere con delle analisi poi in un intervallo di tempo desiderato. Tutto questo, come vi dicevo prima, è utile per valutare la reale efficienza delle vostre macchine e dei vostri processi. E grazie a questa analisi, diciamo, di alto livello, possiamo proporre ai clienti finali, possiamo proporre questo studio, questi studi, queste analisi come un pacchetto, diciamo, di premium service. Diciamo, i nuovi modelli di business, ne abbiamo già parlato prima, quindi per diciamo, paga per l'effettivo uso, il noleggio, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto vado avanti. Tutto questo per crescere insieme in termini di volume di affari, in termini di professionalità, anche diciamo, della rilevanza del proprio brand, eccetera, in questo senso.
Allora, a questo punto vi illustro le nuove funzionalità di UniCloud. Partiamo dalla introduzione dell'autenticazione a due fattori. Con l'introduzione dell'autentificazione a due fattori, che di fatto è molto simile, ad esempio, a quando effettuiamo un'operazione con l'home banking, la facciamo dal cellulare, poi ci arriva un codice per confermare l'operazione. Quindi, per proteggere i dati delle nostre apparecchiature e le nostre apparecchiature, quando effettuiamo un login, quindi quando inseriamo username e password, l'UniCloud ci chiede anche di inserire il codice, diciamo, un codice numerico che viene inviato istantaneamente all'indirizzo email dell'utente che sta effettuando il login. Quindi abbiamo raggiunto un livello di sicurezza tale per cui UniCloud ha ottenuto la certificazione ISO 27001 e ISO 27017, che non sono nient'altro che le certificazioni che regolano la sicurezza delle piattaforme cloud. Una nuova funzionalità che è stata inserita è quella della reportistica PDF. Non tutti gli utenti diciamo, apprezzano magari dei dati di una tabella, dove sicuramente è possibile vedere l'andamento di un incremento, ad esempio, di un parametro, di un valore di processo. Molto spesso si apprezza, o meno, è molto più user friendly e dà un'idea più veloce, più immediata, il fatto di vedere la stessa cosa rappresentata su, ad esempio, su un grafico o su una tabella. Immaginatevi la temperatura che vi dicevo prima, che ogni giorno, per colpa di un componente soggetto a usura, un componente meccanico soggetto a usura, sta provocando un surriscaldamento. Noi dal grafico lo vediamo e questo ci dà subito un'idea che qualcosa sta accadendo. Quindi, che cosa succede? Tramite gli eventi, ok? Quindi gli eventi che vi dicevo prima per inviare email, in questo caso il PDF si può inviare solo per email, si ha la possibilità di fare una sorta di screenshot della dashboard di interesse, decidere a quali utenti inviarla e inviarla, diciamo, per email. Questa modalità è molto utile anche per la diciamo, reportistica ESG che vi accennava prima Roberto, è apprezzata anche come report gestionali, normativi e giuridici. Adesso vi faccio vedere tramite un video quanto è semplice andare a costruire un evento che invii fondamentalmente un report in PDF. Prima di inviarlo, però, prima di proseguire, l'ho fermato un attimo solo per introdurvi un concetto che magari per i clienti nuovi che con piacere accogliamo a questo webinar, voglio introdurre anche il concetto di multiorganizzazione. In questa schermata vedete tre immagini: machine builder, che sarebbe costruttore di macchina; channel, potrebbe essere diciamo o un canale per ad esempio il dipartimento che si occupa della manutenzione, sempre del costruttore di macchine, oppure potrebbe essere il dipartimento che si occupa del materiale di consumo, le capsule del caffè, i filtri o diciamo, i sali per gli impianti di trattamento acqua. Oppure può essere un sottocanale, ad esempio, di vendita, il distributore A, il distributore B, e quindi il distributore A può vedere solo i PLC che sono stati inseriti al di sotto della propria organizzazione, non può vedere quelli del distributore B, e viceversa, il distributore B non può vedere quelli del distributore A. Poi c'è anche la dashboard per i clienti finali, cioè questo è per mostrarvi che in realtà una dashboard non ha nessun limite, solo la fantasia, diciamo, di chi la vuol creare, perché si possono creare tantissimi tipi diversi di dashboard in base anche alle attività che deve svolgere un determinato dipartimento. Quindi spaziamo dal diciamo, utilizzatore finale, canali per la manutenzione o per la distribuzione delle proprie macchine e il machine builder. E naturalmente il machine builder può vedere in cascata, essendo in cima alla piramide, può vedere tutto quello che c'è sotto. Faccio rivedere un attimo il video, adesso andiamo negli eventi, andiamo a inserire nei template, ci sono, ecco, qui fondamentalmente si va a inserire il nome diciamo, del report, nome generico, PDF report. Ecco, qua mi soffermo un attimo perché qua possiamo vedere come schedulare l'evento, cioè noi possiamo dire
PDF o anche i report giornalieri su tabelle che di cui vi accennavo prima, si può stabilire la frequenza con cui devono essere inviati, una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese. A che ora iniziare, da che giorno iniziare e a che giorno finire, perché magari è un report che deve avere una durata definita. Se invece uno vuole lasciarlo, tra virgolette, infinito, interromperlo solo manualmente, è sufficiente che non metta la fine. Queste parole che stiamo vedendo in inglese sono naturalmente tradotte perché qui abbiamo la possibilità di cambiare la lingua e non solo, abbiamo anche la possibilità di andare a esportare e importare delle tabelle testo per poi andare a cambiare, diciamo, i parametri che andremo a mettere come testo nelle nostre dashboard. Devo spegnere un attimo il puntatore per procedere. A questo punto andiamo a selezionare nella mail, questo è il corpo della mail, stiamo andando a selezionare qual è la dashboard, in questo caso ce ne sono tante, qual è la dashboard che vogliamo inviare, la dashboard demo, eventuali filtri su cose che vogliamo far visualizzare, come dove si trova l'apparecchiatura, il nome dell'apparecchiatura. Confermiamo. A questo punto si va sul prossimo. Vedete che è un wizard, perché di fatto abbiamo tutta una serie di passaggi che possiamo vedere qua in alto, ed è molto simile quando dobbiamo creare un widget, diciamo, per fare ad esempio un grafico a torto. A questo punto siamo nel corpo della mail, andremo a inserire l'oggetto della mail, il tuo report. Nel corpo della mail, tutto personalizzabile, anche per dire si può cambiare anche font o dimensione del testo, e l'UniCloud poi andrà ad aggiungere il link che poi consentirà di effettuare il download del PDF. Possiamo scegliere a chi inviare, mi fermo un attimo, a chi inviare i report, perché si possono definire dei gruppi, solamente al responsabile della manutenzione, al dipartimento della manutenzione, a tutti gli utenti dell'organizzazione, è totalmente personalizzabile. E questa è la grande flessibilità di UniCloud. A questo punto c'è una semplice procedura di ordinazione, diciamo, per andare a pescare il più recente, che è questo. Ecco, a questo punto è stato attivato, quindi è stato pubblicato questo report. Da questo momento in poi, tutti i giorni a quell'ora, invierà il PDF di quella dashboard che abbiamo creato. Vado nella slide successiva. Calcolo dei tag. Ecco, questo è un altro tool che è stato aggiunto, ossia la possibilità, tramite delle espressioni con dei calcoli matematici, si possono manipolare i valori dei dati che vengono inviati dal PDC verso il cloud, senza ad esempio dover utilizzare software di terze parti. Cioè, facciamo l'esempio, il PLC preleva delle temperature di diversi dispositivi e li invia, diciamo, al cloud come gradi espressi in gradi centigradi. La macchina invece deve andare in un paese dove c'è un sistema metrico diverso. Quindi abbiamo la possibilità, il cliente prima di questa cosa si doveva praticamente, o si faceva la modifica da PLC, quindi inviare direttamente la temperatura in formato, diciamo, Celsius o Fahrenheit, quello che si voglia, e poi in modo tale che il cliente fosse allineato con la sua unità di misura. Da questa versione noi abbiamo la possibilità di fare delle moltiplicazioni, divisioni, e quindi possiamo convertire fondamentalmente il dato senza modificare né il software, diciamo, del PLC, né tantomeno un eventuale CSV che può essere generato dal cloud e poi rielaborato in Excel. Lo facciamo direttamente. Un esempio magari un pochettino più complesso potrebbe essere un calcolo, ma già disponibile, per effettuare il calcolo delle emissioni della CO2 nell'ambito sempre delle azioni riguardanti agli indicatori ESG che vi diceva prima Roberto. Questo può essere esteso a qualsiasi trasformazione, da metri cubi a galloni, da pollici a metri, insomma è tutto direttamente. Adesso vi faccio vedere come. In quest'altro video, ecco, questo è un esempio di una dashboard, vedete, qui si possono mettere immagini, questi sono i vari widget grafici a linee, eccetera, eccetera. Procediamo e vi facciamo vedere, in questo caso si andrà a modificare, titolo di esempio naturalmente, gli RPM di questa pompa, questo è il wizard per creare l'oggetto. Mi fermo un attimo, qui vedete diversi dati, ma semplicemente perché in questa dashboard convogliano diversi PLC, quindi è una sorta di aggregazione di dati provenienti da macchine diverse. Vedrete che adesso, quando viene
diciamo, implementata questa formula, dove si andrà a prendere lo speed, quindi la velocità, e viene in questo caso moltiplicata per una costante, quindi per 15, vedrete che in questo momento, in questo caso, si aggiornano tutte le velocità visualizzate, e anche a livello visivo è stato aggiornato anche il widget, diciamo, di questo manometro. Avanti nel video si fa, diciamo, piccolo esempio, senza entrare nello specifico di come calcolare eventualmente questi CO2, diciamo, le emissioni. Si va a prendere un'altra variabile, che questa CO2 average, viene divisa per un'altra variabile che tiene conto di quante volte è stata campionata la variabile, questo è il valore di CO2 medio, average, e poi c'è un count, che sarebbe il numero di volte che è stata campionata, e poi viene divisa, quindi per fare calcoli anche un pochino più sofisticati. Ma di fatto il concetto è possibile manipolare, tra virgolette, adattare i dati a diverse unità di misura direttamente da UniCloud. Andiamo nella slide successiva. È stato aggiunto un filtro per asset. Allora, quando dobbiamo visualizzare su una dashboard comune i parametri, diciamo, di macchine diverse, prima di questa diciamo, evoluzione, tenete conto, come vi diceva Roberto, il cloud è in continua evoluzione grazie ai nostri clienti, alle esigenze che poi riceviamo, alle richieste che riceviamo dal campo, per chiaramente far crescere UniCloud in base poi alle reali esigenze, diciamo, dei vari costruttori di macchina. Prima, per visualizzare i parametri di una macchina piuttosto di un'altra, bisognava fare un cambio pagina. In questo caso, con l'aggiunta di questo filtro asset, che questi erano i filtri prima a disposizione, scusate ma devo accendere il puntatore, prima avevamo questi filtri a disposizione, quindi poter filtrare i PLC di una determinata organizzazione, distributore A ad esempio, selezionare solamente le macchine in Italia e selezionare un periodo, diciamo un intervallo di tempo, ultimo mese. È stato aggiunto questo. Vediamo un attimo qual è il risultato, che, diciamo, il video è sicuramente più esaustivo. Questa è la nostra dashboard. Adesso qui stiamo facendo vedere, ad esempio, vedrete il cambio, stiamo facendo vedere i dati, ad esempio, dell'impianto A. Qui c'è la possibilità di abilitarlo o disabilitarlo, perché è un qualcosa che c'è, ma non è detto che tutti vogliono abilitarlo per tutti. In questo caso è stato abilitato, e passiamo dalla visualizzazione della macchina o dell'impianto A, passiamo a Lisbona, quindi dagli Stati Uniti andiamo a Lisbona. Vedete che ci aggiorna questi dati. Quindi, partendo fondamentalmente da una specie di template, quindi gli oggetti sono in comune, e in questi oggetti carichiamo i dati di un impianto o di una macchina piuttosto che un'altra. Siamo in addirittura di arrivo, quindi perché la soluzione UniCloud è importante per la crescita del vostro business? Perché UniCloud può aggiungere nuovi valori aziendali più velocemente di quanto non aggiunga costi. A questo punto tutti i partecipanti e anche tutti gli iscritti che poi per impegni personali non hanno potuto partecipare riceveranno comunque la registrazione del webinar. E in questa pagina ne approfitto per darvi le ultime informazioni prima di guardare la parte relativa alle, diciamo, alle domande e le risposte. Abbiamo una serie di link utili per andare a vedere, ad esempio, come effettuare il login. Diciamo, questo mi aiuta perché è già qui. In sostanza, la registrazione al sito cloud è gratuita. È sufficiente inserire nome, cognome, azienda, e accedendo alla piattaforma gratuita mettiamo a disposizione dei dati, diciamo, inviati da PLC che hanno inviato dati al cloud per parecchio tempo e poi sono stati collegati, per dare la possibilità, tra virgolette, di fare un po' di pratica, di giocare un po' con l'organizzazione delle dashboard. Quindi chiunque può giocare un po' con le dashboard. C'è un help molto dettagliato che spiega tutto quello che è la creazione di una dashboard e come si fa a inserire un PLC all'interno del cloud, eccetera, eccetera. Abbiamo una sezione dedicata ai tutorial, quindi qua fa vedere proprio una procedura passo a passo di come connettere proprio fisico, diciamo, proprio passo a passo guidata con un video di come connettere un PLC al cloud. La parte sicurezza la apro velocemente, diciamo, soprattutto per magari, devo spostarla, chiedo scusa,
soprattutto magari per gli IT manager più pignoletti, diciamo che qui sono proprio elencati nel dettaglio tutti quelli che sono i requisiti di sicurezza a cui la nostra piattaforma diciamo, è certificata, quindi idonea. Ultimo, la parte delle sottoscrizioni, soprattutto per i nuovi clienti che per la prima volta ci stanno vedendo. Allora, qui vediamo subito evidenziato che tutti i nostri PLC da nuovi offrono la possibilità di poter provare, quindi poter realizzare ad esempio una dashboard demo per un cliente, per tra virgolette invogliarlo un pochino. E quindi ci sono 3 mesi gratuiti per cui il PLC può inviare dati al cloud e ci consente di fare delle prove. E se qualcuno volesse interessato, siamo ben disposti a darvi supporto per creare e diciamo aiutarvi, supportarvi per, diciamo, per presentare la dashboard a un cliente finale. Abbiamo diverse sottoscrizioni che fondamentalmente sono espresse in dollari, non c'è moltissima differenza. Variano in base a cosa? A quante variabili vengono inviate, passiamo da 20 variabili ogni 5 minuti fino a quella più, tra virgolette, performante, fino a 200 variabili ogni 10 secondi. Significa milioni e milioni di dati ogni mese. Poi c'è la parte, diciamo, di quanto tempo i dati rimangono memorizzati, quindi da 1 anno fino a 7 in base alla sottoscrizione. A questo punto c'è la parte delle domande. Vediamo un secondo. Allora, sì, abbiamo qualche domanda. Vi chiedo, vi inizio a ringraziare prima ancora di finire perché sto vedendo che il webinar è partito da un po' di tempo. Quindi grazie mille per la vostra pazienza. Finisco giusto di rispondere anche per, diciamo, correttezza nei confronti dei clienti che ci hanno posto delle domande. Allora, non sono molti. Allora, la prima domanda è: un cliente ci chiede, si possono confrontare dati di macchine diverse? Assolutamente sì, diciamo la vera potenzialità di UniCloud non è tanto quella di far vedere il valore attuale di una temperatura, di una pressione, ma proprio quella di poter aggregare dei dati e fare dei confronti, soprattutto per analizzare le performance di macchine diverse, fondamentalmente. Poi abbiamo. Allora, le pagine web server, non vi ho parlato delle pagine web server, diciamo per la famiglia Unistream, quindi solo per la famiglia Unistream e tra l'altro la versione Pro, abbiamo la possibilità di visualizzare le pagine web server che risiedono all'interno del PLC direttamente da UniCloud, quindi in remoto fondamentalmente, senza essere collegati alla stessa rete dove è collegato il PLC. L'ultima domanda chiede cosa succede ai dati quando un PLC viene scollegato da internet. Semplicemente i dati rimangono all'interno del cloud, possono comunque essere, come posso dire, possono comunque essere elaborati, quindi messi su dashboard o esportati in formato CSV. Se il PLC rimane offline, naturalmente non verranno più aggiornati, più inseriti. Ecco. A questo punto riattivo anche l'audio di Roberto. Mi senti Roberto? Sì, sento. Io direi che possiamo ringraziare. Siamo andati un po' oltre quello che avevamo pianificato, però speriamo di aver dato notizie interessanti, ma soprattutto ricordo ancora che riceveranno il link per scaricare la registrazione, ma potranno contattarci in un qualsiasi momento. Grazie ancora a tutti e vi saluto. Grazie a tutti di nuovo. Grazie. Arrivederci.